Il CDN, sigla che indica il centro direzionale di Napoli, può anche sembrare orrendo rispetto alla bellezza della Napoli spagnola e monumentale, ma è considerato un gioiello dell'architettura e dell'urbanistica moderne. L'ha progettato nel 1987 il giapponese Kenzo Tange e ci hanno lavorato architetti italiani di prestigio come Renzo Piano, Massimo Pica Ciamarra e Nicola Pagliara. Uno degli edifici, la Torre Telecom Italia, è con i suoi 129 metri il grattacielo abitabile più alto d'Italia. Pacco doppio pacco e contropaccotto, la furbizia italiana, quella furbizia italiana che non è soltanto in quel film, racconto di alcuni episodi che avvenuti realmente, alcuni di fantasia, ma molto 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 vicina alla realtà, la fantasia del popolo napoletano, di un sud, sbarcare il lunario, giocare sulla buona fede delle persone, il tirare a campare, l'arte d'arrangiarsi. Napoli è il concentrato di tutte le contraddizioni di una società moderna e postmoderna. Beh, ma Nanni Loi era uno che era molto attento a quello che accadeva attorno, insomma, al sociale, per cui sono i personaggi che poi lui inventava o scriveva o portava poi sullo schermo, erano tutti personaggi che probabilmente aveva anche conosciuto in qualche modo. Poi lui ha un bellissimo rapporto, credo, con Napoli, insomma, per cui erano caratterialmente personaggi molto forti, con tinte forti, molto caratterizzati. Non lo toccate, non lo spostate! Non ti è bastato quello che gli ha combinato? Non l'avevo visto! E mo lo vedi, strunzo, chiamate la polizia! Chiamate un'ambulanza, la polizia la chiamo io, sono il commissario Mussini. Ah. In questo film molto corale c'ero anch'io e devo dire che la cosa mi aveva, a parte emozionato, perché Nanni Loi stiamo parlando veramente di uno dei grandissimi registi del cinema italiano, e ancora quell'episodio lo racconto come uno dei momenti alti del mio curriculum, quindi insomma è stato un momento emozionante. Il portiere, commissario Musillo, polizia. Aurispa Rosari abita qua. Ero semplicemente uno che si fingeva cieco per poter prendere una pensione sociale. Questa era la mia truffa, come ce ne sono un'infinità di persone che pigliano la pensione senza averne diritto. L'unica cosa è che poi io feci nel film, nella finzione, un incidente in motocicletta, per cui quando arrivarono i carabinieri a fare i rilevamenti, a fare tutte le cose, si resero conto che io ero un cieco che guidava la motocicletta, e lì venne il cortocircuito, per cui arrivarono poi tutti i controlli per vedere perché ero cieco, se ero veramente cieco. Allora, se dov'era il reato, nel fingersi cieco oppure nel guidare la motocicletta da cieco? Insomma, c'era questo dubbio, e io inteso come personaggio me la sono cavata cercando di coinvolgere, riuscendoci in quella circostanza, di coinvolgere i vari controllori in una serie di responsabilità che erano anche loro. Sono stati 16 anni, sarebbero stati anche di più, eravamo pronti a fare un altro film ancora, con Sidney Poitier. Non si è potuto fare, è mancato. Il rapporto è stato meraviglioso, perché Nanni è un sincero, vero, autentico democratico, un rispetto immenso per gli altri, rispetto del lavoro degli altri. E io questo lo dico con piacere, perché Nanni Loi questo era, grande rispetto della personalità altrui, grande uomo, grande democratico soprattutto, vero e autentico. Andate di fretta? Dove c'avete lo studio? Proprio qua in faccia. Azzurro. Al numero 38. Era un personaggio molto bello, ma molto vero anche, no? Era un episodio forte, forte, cattivo. E Nanni
era sul set, era uno molto attento, era uno, non faceva passare niente, era tosto, Nanni, non mi fate commuovere, eh?